Chicco, cosa è successo? Non ha finito il giro. Buongiorno a tutti, oggi è un giorno molto felice perché oggi andiamo in moto, siamo a Misano con Dart Race come a Valencia. Qua c'è l'Alberto Nasca americano. He's cooler than me. Per dire che Nasca è più figo di lui, pensate come ha messo questo poverino. Right? Yes, bravo, sì. Grande. No, questo è Caleb, che l'anno scorso ha vinto la Twin Scap in America ed è stato il mio compagno di squadra per le due gare che ho fatto a New Jersey Barber. First time a Misano. A Misano. 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 Misano Adriatico. Misano Adriatico. Piedina. Quacrorone. Squacquerone. 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 Oggi, come a Valencia, vi porto in moto con la 360 che vi è piaciuta un sacco, è stata una figata. Personalmente la sto usando molto. Infatti il video di oggi è in collaborazione con Insta360, che ringrazio molto. La One X2 per fare tutti i 360. E la roba figa è che praticamente mi vedete in terza persona, è come se ci fosse qualcuno che mi segue, ma in realtà la telecamera è attaccata alla moto, che è una roba, è veramente figo. Allora vi faccio vedere come si monta. Questa è la One X2 che registra in 5.7K e poi è già stabilizzata flow state, quindi non devo fare praticamente niente. Si editano con il telefono questi video, è estremamente comodo. La montiamo sul mount, sempre di Insta360. Con questa montata così, poi voi vedete questo. A Misano appunto ci sono i test del trofeo 60 e questi sono gli elementi. Come la vedi? La vedo piuttosto fredda. Piuttosto fredda. Oggi il rischio di fatturazione è elevato, infatti qui abbiamo Kim, ha già fatturato oggi. Pochettino, sì. C'è stata una chiusa a Misano 1. Una chiusa a Misano 1, gomma fredda, perché oggi è veramente molto freddo. Quindi molto facile fatturare, noi cerchiamo di astenerci oggi. Con questo bellissimo berretto rosa comunque vi dico che sto per entrare in pista. Guardate che tensione c'è. Non so perché è un test, ma sono tutti tesi. Avete mai sentito un box così silenzioso? Io no. Allora è freddo, non c'è tanto grip, ho fatto tre giri perché praticamente c'è una bandiera rossa dietro l'altra, la gente continua a cadere, è complicato girare in queste condizioni, però di base questi sono solo due giorni di warm up, oggi e domani, perché poi dopo domani, che è il 23 e il 24, giro con la moto 2 i primi due giorni di test della stagione, quindi non vedo l'ora. Dimmi, cosa c'è da ridere? Adesso devi ricevere tutto il quanto. Capo, cosa dici là dietro? Tutto a posto. Occhialetto. Nel paddock di fuori c'è un ragazzo molto speciale, dopo ve lo presento. È incredibile le condizioni in cui guida. Anzi direi che andiamo anche subito perché voglio farvelo vedere, è veramente incredibile. Lui è la persona di cui vi parlavo. Incredibile come guidi. Con una mano. Con una mano, cioè sapete quando... Con una mano. Con una mano per davvero, però. Come fai?
innanzitutto la passione. Ok, quella. Direi la malattia più che passione. Perché malattia, bravo, esatto. Che bisogna essere ammalati, esatto, di moto per, esatto, fare queste cose. Esatto. Poi con una leva piuttosto che a sinistra, a destra. Della frizione, quindi. Esatto, della frizione. E in una sella particolare. Come guidare? Cioè, come è fatta questa? È una semplice pinza meccanica, funziona a livello meccanico. Così la apro. E con questa gli do i click per settarla, diciamo, perché ogni click ha un tot di forza. Per la moto gli devo dare 4 click. Quindi è tipo una morsa. Esatto. Ovviamente quando do gas, l'uscita in curva, questa non si deve aprire. Certo. Quindi anche mentalmente devo stare tranquillo. Sereno. Esatto. Sì. Di polso. Ah, ok. Quindi è un po' snodata. Esatto. Favorire il movimento sulla moto. Certo. Ovviamente le articolazioni sono quelle che ti permettono di muoverti. E senza il polso, gli anni precedenti era un problema. Esatto. Ti spiego un attimo come funziona. Le leve semplicemente sta spostata da sinistra. Quindi lì, esatto. Qui non c'è niente, esatto. Non c'è la frizione perché è qua. È quello lì sotto. Okay. Esatto, sotto, che la fa anche con due dita. Che tanto comunque la usi solo in partenza, esatto, perché poi c'è il blipper. Partenza. Però davanti. E poi di qua un blocco per. Aspetta che la giro, per ricordare. No, non si apre. E questo è un blocco, ma questo è più un blocco mentale. Ah, ok. Perché così almeno so. Sei che sicuro che c'è il blocco? Che non esce. Esatto. E poi la sella. E poi hai questa sella abbastanza bombata dietro. Esatto, che esatto. Ti tiene qua, diciamo, con il, esatto, culo. Quando esco da una curva, quindi full gas, facendo forza solo con un braccio, ho visto che comunque sia la moto si impennava più del dovuto e poi non c'avevo mai la massima fiducia con il davanti anche in frenata. Perché? Perché stando più indietro, perché ovviamente gas, che fai? Sposti indietro. Non c'avevo mai pieno controllo dell'anteriore e dell'avantreno perché non ci stavo sopra. Con la sella che tra virgolette mi spinge, sono costretto a stare sull'avantreno. E infatti anche sportivamente parlando i risultati insomma ci sono riusciti. Quest'anno, dovevamo già farlo l'anno scorso, non ci siamo riusciti. Quest'anno, se riusciamo, facciamo giornate insieme. A voglia. E inizia... Sì, l'anno scorso è stato un po', sì, anche problematico. A ottobre, no, settembre. Lui ad agosto si è demolito il curvone con la RSV4. Loro, oh, una caduta. Attenzione. Ulala, che botto. Perché poi nei vari video most popular crash ci sono finito. Ah, cioè, sei uno youtuber, quindi bravissimo, una web star abbiamo. Passione, vedete, questo è incredibile. Allora zio? Il giorno è bellissimo, più caldo, ieri è tanto freddo. Le moto è rapido, più bene, è fatto più differente con la sospensione di prova e più bene.
What? Is that not right? Yeah. Tommy è rapido, tanto è l'ultimo turno, poi gareggiare together. Abbiamo fatto il turno insieme, io, lui e Mongiardo. Cappuccino! E lui è americano, lui è solo invece. Sono entrato appunto per fare l'ultimo turno con loro. Sono molto veloci, sono stati dietro di me. In realtà Max poteva andare un po' più forte, è che è stato dietro per guardare un po' di linee. Quanto hai girato? 45,3. Io e Mongiardo abbiamo fatto 45,8. Il target per loro è replicare il 43,2 che ho fatto io qui l'anno scorso. E il target per me è niente, era solo fare dei giri perché domani giro per la Moto 2, quindi era non stendersi. Faccio la chiusura qui perché poi sono successi dei fatti in autodromo che non mi hanno permesso di fare la chiusura in autodromo, appunto, ma questo è un altro discorso. Io comunque vi invito a commentare il video, ditemi quello che ne pensate, ditemi se vi è piaciuto, ditemi se vi piacerebbero altri video del genere. Ringrazio tantissimo Insta360 per avermi permesso di registrare questo video con le loro action cam e vi ricordo che qui in descrizione c'è il mio link affiliato se volete prendere i prodotti che avete visto nel video. Mi trovo da Dio con queste telecamere, mi trovo veramente bene, vedrete cosa sta arrivando perché ho appena ricevuto una nuova telecamera da loro, quindi bomba, state pronti. Ciao raga, iscrivetevi al canale.